adesso, visto che cominciamo ad andare nella fase calda, a fare sul serio. Esatto, più la Francia o più la Germania alla fine di questa? Io vado avanti per la mia strada. Per me le alternative che ha la Germania in avanti, appunto, condivido come diceva il direttore, fa sì che è una squadra temibile, una squadra che secondo me può andare fino in fondo, non solo per le motivazioni appunto appena dette, ma anche proprio per le alternative in fase d'attacco. Davvero complimenti all'Algeria, ma andiamo a vedere appunto anche quello che ha fatto la Francia con la Nigeria nel servizio di Alessandro Antinelli. Un interessante articolo e sostiene fortemente la candidatura di Guidolin. Ciao Tommaso. Risultato, personalità di una competenza. Chiedere una cosa Tommaso, ieri abbiamo avuto ospite anche in diretta appunto Tavecchio, tu facevi riferimento a Tavecchio, non c'è anche l'ipotesi che possa prendere corpo del tutor, cioè Sacchi e di un tecnico invece all'interno, no? Il nuovo selezionatore della nazionale va messo nelle condizioni di scegliere da una rosa più ampia di calciatori. Si parla tanto di limitazione degli stranieri. Io farei una proposta inversa, anche perché se andiamo a toccare il tasto della limitazione. Qui si chiacchiera, no, anche si chiacchiera durante la pubblicità. Fabio che è un percussionista, perché sì, è vero, no? Questa canzone ti ricorda proprio. I contratti per la nuova stagione, ci sono state tante. Ci sono ancora tantissime trattative. Andiamo subito da Malou. Malou, prima facevi un focus. Migliaia di coppie stanno registrando i figli appena nati con i nome delle stelle della nazionale. Ti ricorda un po' Napoli, Diego, Armando, Diego. Noi pensavamo che nascessero un sacco di Mario, di Andrea, di Gigi, invece. No, invece no, invece. Beh, curiosa però Alessandro Calelli questa notizia. È giusta, infatti. Katia, ti faresti condizionare nella scelta di un nome da un grande campione? No, assolutamente. Di pomeriggio mondiale, vi aspettiamo, non mancate. A più tardi, arrivederci, grazie. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar.